Ce n'è uno a Takur. Io e Roberto siamo stati 2 settimane in Ghana, siamo stati ospiti dalle suore che gestiscono questo istituto e abbiamo appunto visto concretamente cosa vuol dire sostenere un progetto, nel senso che quando siamo arrivati noi si stavano costruendo le fondamenta e poi mese dopo mese è venuta su la struttura dell'asilo che è stato ultimato qualche mese fa. L'esperienza è stata molto bella, ci ha permesso anche di entrare in contatto con i bimbi che frequentavano l'asilo, con le persone locali, conoscere culture e situazioni completamente diverse dalle nostre. Io sono un volontario, come 237 volontari che compongono l'associazione di Rossoccorso, che fa servizi prevalentemente nel primo soccorso, nell'ambito del Rodense, quindi lavoriamo col 118 di Milano, lavoriamo con i comuni per i dializzati, tutto quello che riguarda il primo soccorso. I dati statistici o anche gli articoli che compaiono sui giornali dicono che è aumentata la propensione dei giovani al volontariato. Pur essendo aumentato il numero di ragazzi che si dedica al volontariato, rimane una quota minoritaria rispetto al fenomeno giovanile in generale, che vede invece un apparente aumento del disimpegno, del rinchiudersi sui gusti personali, il gruppo degli amici, eccetera. Allora, c'è sicuramente dell'interesse nella nostra scuola, che è il Marignoni Polo di Milano, un istituto professionale, per il volontariato senz'altro, però è manifestato soprattutto a livello di iniziative personali. In generale questi progetti hanno una buona resa, ovviamente bisogna proporli bene in un certo modo e anche con un certo entusiasmo, per avere appunto successo, per avere un certo seguito. Secondo me il volontariato rimane la prima forma di attività sociale, per cui di collaborazione tra la vita vissuta dei ragazzi, degli alunni con il reale, con quello che c'è veramente. È evidente che sarebbe necessaria più attenzione da parte del sistema della comunicazione, sia carta stampata che televisione, a questo settore, proprio per far in modo che questo tipo di attività venga considerata dalle nuove generazioni, ma anche dalle vecchie, come un fatto ovvio, normale, come
come quasi dovuto sostanzialmente. Il fatto è che il sistema televisivo in modo particolare è molto parcellizzato e i giovani guardano programmi televisivi che servono a veicolare la musica o dei comportamenti, delle mode, delle abitudini di socializzazione tra giovani che in realtà seguono dei binari che non sono compatibili con l'idea del sacrificio personale, della volontà, del rinunciare al proprio tempo per fare qualcosa al servizio degli altri. Quindi bisognerebbe cambiare anche il sistema mediatico. Siamo qui con Giuseppe del CSV e volevamo sapere di che cosa si occupa. Allora, la nostra organizzazione si occupa di sostenere e promuovere il volontariato, quindi le organizzazioni di volontariato. Noi non facciamo fare volontariato, ma ci occupiamo di sostenere quelle associazioni che lo fanno tramite vari servizi, consulenza, promozione delle feste, delle attività e formazione, ad esempio. Ecco, questo è, diciamo, un po' il riassuntivo molto stringato delle nostre attività. Questo è tutto il nostro stand e con vari laboratori cerchiamo di implementare le attività multimediali e fare proprio qualcosa di concreto in tutte le fasce di età, ad esempio. Infatti ci sono laboratori anche per bambini, perché i valori del volontariato, le idee che porta avanti possono essere trasmesse ai ragazzi, agli adulti, ma anche ai bambini delle elementari, ad esempio. Cercate di divulgare il volontariato tra i giovani, in particolare nelle scuole. Allora, innanzitutto come CSV sosteniamo e promuoviamo la rete dei punti scuola volontariato e gli sportelli, che insieme all'ufficio scolastico, diciamo, sono i luoghi istituzionali nella scuola dove le persone, cioè i ragazzi, possono incontrare i volontari, le organizzazioni del territorio. Questa è la prima parte. L'altra parte è la novità del documento di marzo su cittadinanza e costituzione del Ministero della Pubblica Istruzione, perché in pratica individua il volontariato come una delle grandi aree tematiche, insieme, non so, alla legalità, che danno significato alla cittadinanza, no? All'essere cittadino di uno Stato. Quindi questo è un motivo di orgoglio da una parte, perché viene riconosciuto tutto un lavoro che ci sta dietro, e dall'altra parte uno stimolo per andare avanti, perché le scuole non si devono più sentire, diciamo, come dire, in dubbio, no? Se accettare, promuovere il volontariato, ma sono proprio invitate per ogni ordine e grado, quindi dalle elementari alle superiori, l'università anche, a stimolare attività all'interno della scuola di volontariato.